Ciao a tutti! In questo video vorrei parlarvi di un'emozione che è importantissima nella guarigione da una relazione tossica, in particolare dall'abuso di un narcisista. E sto parlando dell'emozione della rabbia. L'emozione della rabbia è una delle emozioni in cui più comunemente le persone si bloccano durante la guarigione, non riuscendo più a smuoversi avanti. Rimangono incastrate nella rabbia per tantissimo tempo, lasciando che essa roda dentro, rovinando la propria salute mentale e fisica e non portando al miglioramento. C'è in realtà un motivo molto preciso e molto definito per cui le persone si bloccano nell'emozione della rabbia, non riuscendo a processarla e andare avanti nella loro guarigione. E il motivo è il seguente. Semplicemente, nella nostra società, durante la nostra crescita, nei nostri insegnamenti, ci è stato insegnato a demonizzare l'emozione della rabbia, a vederla come qualcosa di sbagliato, qualcosa di inaccettabile, qualcosa che va rifiutato e represso. E per questo motivo non ci permettiamo di sentire la rabbia fino in fondo e poterla quindi liberare e guarire. Perché la rabbia è stata demonizzata in maniera così forte e violenta? Per un motivo molto semplice. Perché le persone confondono due cose che sono in realtà nettamente distinte, ma le confondono come se fossero un'unica cosa. Ovvero, da una parte, l'emozione della rabbia, la sensazione di rabbia, quello che sentiamo, che proviamo nel nostro corpo, nel nostro animo. Dall'altra parte, le azioni che prendiamo da uno stato di rabbia, ovvero quando agiamo seguendo la nostra rabbia. Queste due cose sono estremamente distinte, a dire il vero sono l'una opposta dall'altra, eppure vengono quasi sempre confuse come se fossero la stessa cosa. Siccome agire da uno spazio di rabbia porta a distruzione, perché la rabbia è un'emozione negativa e quindi agire partendo da un pensiero o da un'emozione negativa porta a qualcosa di negativo, siamo abituati ad associare la rabbia con qualcosa di negativo. Non capiamo che è perfettamente possibile sentire la rabbia e processarla senza agire partendo dalla rabbia, senza agire da questo spazio di rabbia, senza quindi proiettarla all'esterno, portando a creare distruzione. In effetti, sentire la rabbia e quindi processarla è l'esatto opposto del proiettarla all'esterno e quindi di portare distruzione. Quindi sono due cose opposte, ma siccome le vediamo come la stessa cosa, abbiamo imparato a reprimere e demonizzare l'emozione anziché l'azione. È come se, siccome una squadra di polizia scoprisse che alcuni criminali utilizzano i cellulari per commettere i loro crimini, i poliziotti fossero convinti che i criminali fossero i cellulari stessi. Confondiamo lo strumento con la modalità con il quale viene utilizzato lo strumento. Ora che ho spiegato questa differenza, questa confusione, il motivo per cui la rabbia viene così tanto demonizzata e repressa, vorrei spiegare perché la rabbia non solo è un'emozione estremamente utile, ma è essenziale per la guarigione. La rabbia non è un'emozione come tutte le altre, è un'emozione che viene chiamata di copertura, ovvero è un'emozione che scaturisce per difendersi da un'altra emozione, serve quindi per coprire da un'altra emozione. L'emozione che la rabbia copre è solitamente un'emozione estremamente bassa, con una frequenza estremamente bassa, un'emozione come ad esempio la paura o l'impotenza. Siccome le emozioni che vibrano su una frequenza estremamente bassa ci attraggono situazioni che sono molto pericolose per la nostra stessa vita, perché secondo la legge dell'attrazione, quando vibriamo su una frequenza estremamente bassa, attiriamo delle situazioni su una frequenza altrettanto bassa. E quindi quando siamo in uno stato di paura o di impotenza, attiriamo situazioni che sono pericolose e che appunto sono dannose per la nostra vita.
E quindi la rabbia è stata creata come meccanismo di difesa del nostro corpo, della nostra mente, per farci uscire temporaneamente da quello stato di profonda impotenza o paura, quindi quello stato molto pericoloso, per ridarci in mano il potere e permetterci di agire per uscire da quello stato. Non è un caso quindi che la rabbia ci dia una botta di energia attraverso l'adrenalina e gli altri ormoni. E in più che ci dia una forte spinta ad agire, a fare qualcosa. La rabbia ha anche un altro effetto: sopprime temporaneamente la nostra empatia, ci rende una sorta di piccolo narcisista che agisce soltanto pensando a se stesso, in questo modo prioritizzando completamente la propria incolumità, i propri bisogni, le proprie necessità per potersi mettere in salvo. Ora, a livello evolutivo la rabbia è stata estremamente utile. Infatti, quando eravamo allo stato, diciamo, brado, vivevamo nelle caverne, c'erano dei pericoli veri e propri, come dei predatori che ci attaccavano, la rabbia sicuramente ci ha salvato in tante situazioni. Nel mondo odierno, però, la vita non è esattamente la stessa. E la rabbia che noi proviamo spesso non viene scaturita da situazioni che sono veramente, diciamo, realisticamente pericolosi, ma spesso viene scaturita da dei nostri traumi o da una percezione di pericolo che non è realmente pericoloso. Per esempio, mettiamo che sono in una relazione tossica dove una persona, il mio partner, ferisce profondamente il mio senso di valore di sé, facendomi sentire impotente. E ovviamente questa ferita proviene anche da un mio trauma che è stato istigato da questa persona e quindi mi sento intrappolata in questo senso di impotenza. A questo punto viene innescata la mia rabbia come difesa. Ma difesa da cosa esattamente? Perché non sono in una giungla attaccata da un leone. La rabbia cerca di farmi uscire da un'emozione che è estremamente dannosa, però quell'emozione esiste ed è quell'emozione che richiama la nostra attenzione e che ha bisogno di essere guarita. La soluzione quindi non è quella di attaccare il nostro partner come se fosse una tigre che ci attacca, la soluzione è quella di andare a elaborare la nostra emozione, guarire dal trauma che ci tiene bloccati in quella situazione di impotenza, in modo da poterne uscire in maniera sana. Ma per fare ciò dobbiamo prima passare dalla rabbia, perché la rabbia non può semplicemente svanire, dobbiamo processarla e liberarla in modo da poter scendere nell'emozione più profonda, quindi la paura, l'impotenza, quello che è, e poi per poter guarire il trauma facendo il lavoro di guarigione dei traumi che ho spiegato negli altri video. E come facciamo a processare la rabbia? Semplicemente sentendola, permettendoci di sentirla, lasciandola scorrere nel nostro corpo. Possiamo, se vogliamo, anche sfogarla temporaneamente su qualcosa che non sia distruttivo, ad esempio con lo sport, andando a fare una camminata, scrivendo, disegnando, facendo qualcosa che ci permette di sfogare questa emozione, lasciandola uscire completamente e poi andando più a fondo nell'emozione sottostante alla rabbia, in modo da poterla sentire, liberarla o processarla come è necessario fare per poter andare avanti. La rabbia quindi non è una nostra nemica, non è da vedere come qualcosa che va evitato, soppresso o rigettato. Anzi, cercare di reprimere la rabbia è una cosa estremamente dannosa. C'è un detto che dice che la rabbia è come ingoiare un veleno sperando di far male al proprio nemico. E devo dire che non è assolutamente inaccurato questo detto. Infatti la rabbia quando viene soppressa, vabbè, come ogni emozione che viene soppressa chiaramente ci fa del male, ma la rabbia a lungo andare inizia a manifestarsi fisicamente con dei danni molto gravi al nostro corpo. Se non sbaglio, la rabbia repressa si manifesta soprattutto negli organi come il fegato e lo stomaco, però anche in tantissimi altri modi. Quindi la cosa da fare è innanzitutto permetterci di sentire questa rabbia, non cercare di reprimerla, di giudicarla, di opprimerla, ma lasciarla uscire, processarla, lasciarla fluire, sentirla in pieno nel nostro corpo, sentire il nostro corpo che brucia di questa rabbia e lasciarla uscire, magari scrivendo e sfogandola in qualche modo,
magari anche sfogandola coi pensieri, ad esempio immaginando di fare, di vendicarsi di qualcuno che ci ha ferito, qualcosa di questo tipo. Insomma, lasciarla uscire. E poi il secondo passo è di andare a processare l'emozione che è sottostante alla rabbia. In questo modo possiamo finalmente guarire in modo reale quello che sta creando questa reazione, questa rabbia, che ovviamente quando viene tenuta repressa e bloccata, a lungo andare ci fa malissimo e non ci permette di andare avanti con la nostra guarigione. Spero che con questo video sono riuscita a spiegarvi perché è così importante l'emozione della rabbia e perché è così importante processarla e non bloccarla, e inoltre il motivo per cui molti di noi la bloccano e si ritrovano imprigionati in questa emozione senza poter andare avanti. Non c'è nulla di male nel sentire la rabbia, è soltanto un problema quando agiamo da uno spazio di rabbia, quando decidiamo di esternalizzarla, di proiettarla all'esterno. Allora iniziamo a creare dei comportamenti distruttivi, ma questo ovviamente non è necessario per guarire, anzi è controproducente la guarigione. Per guarire l'importante è sentire e processare questa emozione. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!